Ciao a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Wanna tra filati e trucchetti del mestiere. In questa puntata sarà, ne ho fatto un'altra puntata di questo tipo, ho unito filati ai progetti, vi ho dato tante idee e infatti questa sarà questo tipo di puntata e sarà dedicata agli sciali. Filati per gli sciali, insomma, e sciali che ho fatto e che ve li voglio consigliare, che magari non li avete fatti o ci sono tanti che ne ho fatti, sciali e Bactus. E vi voglio far vedere i nuovi colori di Zauberball. Zauberball a me ha conquistato tantissimo perché è un filato molto sottile, molto bello e perfetto. Merino, lana pregiatissima merino, 100% con dei colori meravigliosi da lavorare con uncinetto da 3,5. Oltre questo vi voglio fare, cioè vi ho fatto, spero veramente di avervi fatto una grande sorpresa, visto qua e là. Black Friday, Black Friday, Black Friday, perché c'è una cosa che ci invade proprio e veramente a me non è che piace tanto, io non ho preso niente, però ho pensato a noi. In questo periodo che cosa potremmo volere di più se no dei filati per realizzare i nostri progetti per i pensierini di Natale? Come faccio anch'io, come fate anche voi. E quindi ho detto sì, mettiamoci un po' a fare due conti e proviamo a fare un Black Friday nella boutique. E infatti da ieri c'è uno sconto di 15% su tutto, assolutamente tutti i prodotti della boutique, tutto il catalogo di prodotti con il codice passione. Ovvio, che codice potevo trovare se no passione. Quindi voi fate tutto, prendete, fate le vostre scorte, prendete ciò che vi piace, il filato che magari non avete preso perché avete aspettato il momento, ecco, e questo è il momento. Prendete, quando arrivate al carrello, non vi scordate nell'apposito rettangolino codice sconto di mettere passione. Questa è la parola chiave. E dal totale vedrete che avrete lo sconto di 15%. Io ne sono felicissima di aver, ecco, potuto di nuovo fare una cosa del genere. E sapendo che, ecco, proprio il periodo perfetto per regalini, vi faccio vedere questo perché mi piace troppo. Per regalini, per fare, ecco, i nostri pensierini, per farci per noi magari qualche maglia, qualcosa di sfizio, qualcosa di bello per le feste. Poi un'altra cosa che mi è stata chiesta da alcuni clienti, infatti ho pensato sì, è vero, i buoni regalo ci sono. Finalmente ci sono anche nella boutique. Quindi voi potete, no, uno vi chiede, o non lo so, compleanno, ecco, Natale, o che ne so io, ci sono tante idee, tante occasioni, no? Che uno magari vi chiede, ma cosa potrei comprarti? Beh, ecco, un buono regalo. Quindi ci sono di vari prezzi, misure e oltretutto potete mettere, possono mettere quelli che vogliono farvi il regalo, la sorpresa, possono mettere anche una cifra che vogliono proprio anche se non nell'importo l'importo che abbiamo messo noi, non si trova tra gli importi che abbiamo messo noi, può mettere una cosa sua, insomma, un importo suo. Quindi anche questo, due grandi novità, dico io. E adesso passiamo alle novità, agli sciali abbinati ai filati. E prima di tutto vi faccio vedere i bellissimi colori di Woolly Wear. C'erano solo tre colori, se vi ricordate, di Woolly Wear, molto belli, ma solo tre. Invece adesso sono arrivati ancora 5. Io quando li ho visti ho detto, oddio, non posso crederci, finalmente hanno fatto, adesso li metto qua, finalmente hanno fatto altri colori troppo belli. Allora, uno, poi, ci sono dei colori meravigliosi. Vi ricordo che Woolly Wear è cotone e lana, quindi, poi, guardate questo.
Che meraviglia. Questo, mamma mia, sono uno, c'è proprio uno più bello dell'altro. Questo, che mi sembra che questo è creme brulee o come si chiama? Custard cream. E poi sono questi 5. E invece di Whirl, il Whirl che lo conosciamo molto bene, con il quale io ho lavorato il mio sciale Vie e Viuzze, che oramai l'avete fatto in tanto, avete utilizzato in tante questo tipo di cake, ho preso un altro colore, un'altra combinazione di colori che a me piace tantissimo, perché ovvio è con viola, quindi sì, a me piace tantissimo. Ecco le novità delle cake della famiglia Whirl, che è, come sapete, una famiglia che a me piace molto molto, filati molto belli di Chipie. Poi, visto che ci sono gli sconti, è che un filato migliore per una stola, per uno sciale, per uno scialletto, non può essere che Diva. Cioè, Diva e Mohair, Kid Mohair e Seta insieme. L'avete già acquistato, l'avete già toccato con la mano. Cioè, proprio, io non lo so come spiegarvi quanto è morbido, quanto è bello, quanto è luxury. Cioè, è proprio un filato di lusso, di lusso. Diciamo che è l'unico, è l'unico nella boutique di proprio proprio così, grande 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 pregio. Ce ne sono degli altri, infatti non è proprio l'unico, ce ne sono degli altri, ma questo è veramente una cosa. Per gli scialli è stupendo, ma anche per uno spolverino, che sicuramente verrà, cioè lo farò, è veramente stupendo. Vi faccio, cioè, ho preso questi due colori, ma ci sono tanti. Ecco il momento che potete adesso. In uno abbiamo, in uno abbiamo 210 metri, quindi con uno fate uno scialletto, con due invece vi viene fuori proprio una bellissima cosa, una bellissima stola. Ok, e adesso passo, ecco, vi do un'idea intanto, una Bactus che ho fatto tempo fa con un filato non molto, insomma, l'abbiamo utilizzato in tante, e adesso, avendo l'occasione di toccare con la mano dei filati di una qualità straordinaria, posso realmente capire che differenza c'è. Quindi ecco, immaginate, l'ho fatto con una cosa del genere. Ecco il primo, la prima Bactus, se ve la ricordate. Comunque io sotto metto la playlist dove trovate tutti questi scialli che io ve li presento adesso, ok? Quindi sotto c'è la playlist, tutti li avete. Bene. Dicevo, adesso vi voglio far vedere i nuovi colori dello Zauber Ball. Zauber Ball Mon Amour. Ma quanto è bello, ma quanto è bello. Allora, i nuovi colori sono... 1, 2, 3, 4... Nuovi colori sono 4. Uno, inizio con questo perché mi piace. Vi faccio vedere anche sull'etichetta come viene. Vedete? Mi piace troppo, è molto bello. Zauber Ball è un filato sempre di Schoppel, già ve l'ho presentato. Ci sono tanti altri colori nella boutique, quindi andate a vedere, io ve li presento questi che sono i new entry. Meraviglioso. Ecco, ho messo questa maglietta proprio perché rifatta con un filato tipo Zauber Ball sarebbe un miracolo. Ok, poi questi due, anche questo molto molto bello, ma invece questo a me piace troppo. Questo io l'ho chiamato notte, giorno e notte, perché ecco, mi è ispirato così. Mi sembra proprio il giorno e notte, è proprio perfetto. E questo, che già lo conoscete benissimo dal mio Bactus con i gelsomini, Bactus gelsomino. Però, il Bactus gelsomino io l'ho fatto con, il Bactus gelsomino io l'ho fatto con... il lace ball, che il lace ball è più sottile, e l'ho lavorato con un cilindro da 4 o 4,5 mi sembra, per dare questa
leggerezza. Invece se lo lavorate con questo spessore, che è un attimino più grosso, un attimino dico, perché si lavora sempre con 3,5, potete andare con 4,5, dico solo, è solamente per il gelsomino, per dare questa leggerezza al gelsomino. Voi se volete ottenere leggerezza nei lavori con il gelsomino, allora sicuramente dovete lavorare con anche due misure di più, una misura e mezza, ma anche due. Ok, quindi un'altra idea di Bactus. Poi andiamo con delle dei scialli, ecco questo Vieview, no questo non è Vieview, questo è freccette, questo è freccette, perché comunque ha il punto freccia, ma quanto mi piace, cioè a me il punto freccia proprio fa, io dico che, immaginatelo con una di queste cake che ve le ho fatte vedere, io dico che non c'è una cosa più bella di uno scialle da buttare così, ma anche da mettere al collo, insomma, sono degli accessori troppo belli, ecco dei pensierini veramente sfiziosissimi. Ah, ma questa ve la ricordate? Un po' sgualcita perché l'ho tenuta, non l'ho tenuta proprio per bene. Ai, ai, ai. Ecco questa. Asimmetria totale. Ma molto molto, e questa è quella l'anno scorso, che l'ho fatta l'anno scorso, questa l'ho indossata tantissimo e mi piace un sacco, mi piace. Ecco, potete realizzarla semplicemente con un Zauberball, come sarebbe stupenda. È semplice, quindi andate avanti così, una meraviglia, provatela con Zauberball. E poi mi fate vedere. Poi questa. Allora, io questa l'ho fatta anni indietro, ma proprio anni. E vi dico sinceramente che tuttora è la mia sciarpa preferita per l'estate, perché io questa l'ho fatta in cotone. È la mia sciarpa preferita per l'estate, in assoluto. E la vorrei fare anche, ecco, con Zauberball, anche sfumato per l'inverno, perché mi piace troppo. Cioè, sta troppo bene al collo, troppo bene, è veramente stupenda. È anche bella lunga. Cioè, proprio, vedete? Cioè, sta veramente, è stupenda. Ok. Poi passiamo, sì, questo ve lo ricordate? Questo. Che profumo, che fanno un profumo straordinario. Io li tengo tutti i miei scialli, questo ve lo ricordate? Anche una stola rettangolare potete fare, perché questo è realizzato con dei quadrati. Troppo bello. Anche qui... anche qui le cake veramente diranno la loro. Ecco un altro, eccone un altro. Quindi tutti questi scialli realizzati con le cake, guardate che meraviglia, tutti questi scialli, vi immaginate, lavorati con delle cake. Ok, poi questo è uno scialle, è un classico, cioè lui e il granny. È lo scialle granny, io l'ho fatto enorme, cioè proprio bello, avvolgente, stupendo. Cosa c'è di particolare in questo scialle? L'ho sfumato e semplicemente questo meraviglioso bordino Bruges. Che ve l'ho fatto vedere. Non è molto facile. Non vi dirò, ah, è facilissimo, no, non è molto facile, però non è anche difficile, è un po' difficile all'inizio. Poi, oh, ma questo, anche questo l'ho utilizzato tantissimo. Allora, vi dicevo che io i miei scialli, tanto preziosi, quelli che non li regalo, me li tengo in un cassetto tutto profumato con delle saponette. Ho ricevuto delle saponette così di un profumo meraviglioso e veramente mi piacciono tantissimo. Adesso tutta la stanza emana questi profumi meravigliosi. E anche questo non è molto facile, però l'ho visto già lavorato da tante di voi, quindi si può. poi passiamo. Ah, le Bactus. Uno e due. Ah, non ce la faccio a prenderla. Sono qui. La mia prima Bactus. La mia
primissima in assoluto, primissima in assoluto. Ecco, questa l'avete fatta in tantissime, l'ho vista con tanti colori, quindi perché no con uno Zauberball o con una delle Whirl Cake della boutique. E poi questa? E questa quanto è bella? 3D? Ok. E mi è rimasto l'ultimo sciale, l'ultimo che praticamente è il primo sciale che io ho realizzato. Primo sciale che ho realizzato e ve lo faccio vedere. Ve lo ricordate? Ma in quante l'avete fatto? Ma in quante l'avete fatto? È un classico, veramente un classico, di questo si trova anche lo schema. Avevo tanta paura di non riuscirci. Mi sembrava così difficile. Sì, non è facile, però adesso mi sembra abbastanza facile, visto che, ecco, ne ho realizzati di tanti, di cui alcuni anche creati proprio da me. E alcuni altri schemi che trovo anch'io qua e là, che sono così. A proposito di schemi, vi faccio vedere un altro che non ho finito, cioè ne ho ancora un bel po', che lo stavo facendo io con il Creative Cotton, anche questo molto molto bello come cake, e che ce l'ho anche qui, cioè uno ho finito. Questo è di una meraviglia senza limiti, di questo ho trovato anche di questo il... ho trovato il... lo schema, era uno schema abbastanza difficile. Ho fatto anche qui su YouTube i video, però dopo abbiamo fatto un workshop dove... che è ancora aperto, quindi ci sono i video, ci si può iscrivere tranquillamente. Con una cake di queste qua ce la fate sicuramente, se non lo volete molto ampio. Io dico che questo è uno sciale, ecco, sciale meraviglioso l'ho chiamato, io dico che è uno sciale veramente veramente stupendo. Non è facile, no, per niente, questo non è facile per niente, è impegnativo, però io dico che con tutti i video che ho fatto, cioè delle video guida proprio anche per il bordino, per tutto, abbiamo, cioè sono riuscita in tante a realizzarlo ed è veramente uno spettacolo. Bene, ho finito con gli scialli, ho finito con le sorprese, ho finito con i filati. Io spero di avervi fatto una cosa gradita. A me è fatto tanto tanto piacere ricordarmi dei modelli che ecco, ho fatto tantissimo tempo fa. Adesso ne ho anche due sciarpe al collo. Tantissimo tempo fa. Veramente è bello anche rifarli, perché sono dei modelli fatti con cuore, sono dei modelli fatti con tanta passione, non vi scordate il codice, passione. Bene, vi ringrazio tanto di avermi seguita e vi ringrazio tanto di essere diventate anche le clienti della boutique, di fidarvi di me anche nella scelta dei filati, non solo nella scelta dei modelli, nella creazione, nelle mie spiegazioni. E per me avere questa boutique è una cosa meravigliosa, adoro scegliere i filati, toccarli con la mano, provarli, per me è proprio, ecco, una passione veramente. Vi voglio ricordare che questo workshop è ancora aperto, ci si lavora ancora, per cui potete tranquillamente prendere, ecco, il filato, adesso potete trovare il modo di prendere il filato con il codice sconto e iscrivervi al workshop. È un tantino difficile, ma anche questo sicuramente ce la farete, perché siamo là ad aiutarvi, ci siamo in tante che l'abbiamo fatto 3-4 volte, per cui sicuramente ce la farete. Bene, un weekend meraviglioso e ad una prossima settimana piena di amore, creatività e tanto tanto colore. Ciao!